Buonasera a tutti, sono 17.45 in ossequio al nostro criterio di puntualità. Diamo il via all'audizione questa sera. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, come al solito, sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web TV della stessa Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca un'unica audizione, quella del professor Massimo Baldini, professore associato di Scienze delle Finanze presso l'Università Marco Biagi di Modena e Reggio Emilia, con il quale ovviamente proseguiamo, siamo arrivati oggi, credo superiamo la metà, il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Come sempre l'audizione si svolge in video conferenza dinanzi alle commissioni sesta della Camera dei Deputati e sesta Finanza e Tesoro del Senato, e saluto il presidente D'Alfonso. Lo facciamo ovviamente in conformità con tutte le disposizioni che ci siamo dati per la lotta al Covid, alla pandemia da Covid-19. Rivolgo quindi un saluto anche a nome del professore del presidente della sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato, appunto il senatore Luciano D'Alfonso, il professor Massimo Baldini, al quale do il benvenuto ufficiale delle nostre commissioni, nostro dei due presidenti in particolare, che ringrazio per la partecipazione. Prima di cedere la parola al professor Baldini, al quale chiederei usualmente di limitare il suo intervento a una ventina di minuti massimo, lui è stato così gentile da inviarci in anticipo sia la relazione che delle slides riassuntive che sono già state distribuite ai commissari e che saranno pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Prima, ripeto, cedere la parola, ricordo che ci siamo dati come consuetudine, come procedura, quella di riservare ai commissari successivamente alle audizioni, perché spesso le audizioni sono molto dense, molto anche corpose e specifiche, non sempre i commissari hanno modo durante le domande di analizzarle appieno, spesso lo facciamo successivamente, e quindi in quella sede è possibile che i commissari scrivano direttamente agli auditi. Abbiamo centralizzato il meccanismo qui tramite la segreteria di commissione. Scrivano per fare domande, quesiti ulteriori o anche per proporre o per sentire banalmente l'opinione degli auditi su altre proposte che abbiamo audito durante le audizioni. Ovviamente noi abbiamo incoraggiato questa pratica perché l'indagine conoscitiva non si esaurisce nell'ascoltare semplicemente gli auditi e poi finirla lì, ma è un processo continuo di scambio, di riflessione e di richiesta di pareri. Ovviamente sarebbe preferibile che questa richiesta di pareri, come dire, non avesse un eccessivo per il momento rilievo pubblico, perché siamo in una fase in cui l'elaborazione delle proposte è ancora pienamente in corso, e ovviamente l'attenzione mediatica che c'è anche sulla riforma fiscale dopo i recenti avvenimenti è diciamo alta, e è sempre alto il rischio di fraintendimenti su quelle che sono, ripeto, semplici attività conoscitive da parte di tutti i commissari, che hanno il diritto di chiedere agli auditi quello che vogliono, o opinioni su possibili proposte che tuttavia rimangono proposte dei singoli commissari e mai al momento della commissione. Con questa specificazione cedo la parola al professor Baldini, che ringrazio nuovamente, e appunto gli ricordo di limitarsi, se possibile, a una ventina di minuti al massimo per consentire poi le domande dei commissari e la sua replica finale. Prego, professore. Bene, grazie Presidente, buonasera a tutti. Io vi ringrazio per questa convocazione. Condivido lo schermo così vi mostro alcune diapositive che sintetizzano la mia relazione, spero in modo meno noioso. Se si vede, comincio. Io ho fatto parte anche del gruppo che ha elaborato per il CNEL il testo di un'audizione che si svolgerà, penso, la prossima settimana, fra pochi giorni, sempre presso di voi. Quindi cercherò di dire, insomma, oggi colgo l'occasione per esprimere alcune opinioni, diciamo, appunto personali per quanto riguarda l'imposta personale sul reddito, così su singoli punti più che sul complesso dell'imposta. Comincio, diciamo, i punti riguardano l'efficienza e l'equità, spero di stare nei 20 minuti, anzi, ci sto per forza perché
dopo 20 minuti mi interrompo. Allora, partiamo appunto dall'equità, diciamo, e in particolare degli effetti distributivi dell'imposta. Un primo aspetto che mi sembrava importante sottolineare è che negli ultimi 50 anni sicuramente l'IRPEF è cambiata tantissimo, e però, malgrado la forte riduzione del numero degli scaglioni, siamo passati da 32 a solo 5 attuali, e anche del livello dell'aliquota massima, cioè da 72 a 43, se escludiamo le addizionali locali, l'IRPEF oggi è più redistributiva, redistribuisce di più il reddito rispetto agli anni 70. Sappiamo che l'effetto redistributivo di un'imposta è dovuto al prodotto, se così vogliamo dire, sì, proprio anche tecnicamente, tra due aspetti dell'imposta, l'incidenza e la progressività. Allora, l'incidenza è sicuramente aumentata molto, perché è passata da pesare circa il 10% dei redditi familiari quando è nata, negli anni 70, al 17% di oggi. Quindi, diciamo, in euro attuali, l'IRPEF oggi pesa circa 70 miliardi più dell'IRPEF degli anni 70. Ed è aumentata anche la progressività, soprattutto sui redditi medio-bassi. Oggi, solo chi dichiara più di 700 mila euro di reddito paga meno di quanto avrebbe pagato negli anni 70, tutti gli altri pagano di più. Questo aumento forte dell'incidenza dell'IRPEF è stato dovuto negli anni 70-80 al fiscal drag, e più recentemente la progressività è aumentata soprattutto grazie all'introduzione del bonus degli 80 e oggi 100 euro al mese nel 2014 per i dipendenti. Questa è la curva, queste sono le curve dell'incidenza dell'imposta su un campione di famiglie rappresentativo delle famiglie italiane nel 74 e dell'IRPEF, diciamo, attuale con le regole del 2018. Quindi si vede bene sia l'aumento dell'incidenza, perché la curva per quasi tutte le famiglie è più alta oggi, e anche l'aumento della progressività, perché la curva è sicuramente più inclinata, no? È calata l'incidenza nei decili bassi, nei ventili bassi, ed è aumentata molto l'incidenza soprattutto per il ceto medio e i redditi alti. Quindi oggi l'imposta è più redistributiva, sia perché ha un'incidenza maggiore che per una maggiore progressività. E questa progressività è centrale per determinare, diciamo, l'effetto complessivo distributivo del sistema tributario, no? Che, come sappiamo, per Costituzione deve essere, dice la Costituzione, informato a criteri di progressività. Diciamo che l'IRPEF compensa l'effetto regressivo sui redditi delle imposte indirette e produce questa incidenza complessiva che è data dalla linea a puntini, più in alto, per quintili di reddito delle famiglie. Questa è un'analisi che avevo fatto qualche anno fa, ma più o meno ancora valida. Fa vedere come l'incidenza di tutte le imposte, diciamo, che gravano sui bilanci familiari, sia prima decrescente, passando dal 20% più povero al successivo 20%, e poi crescente, no? Perché appunto c'è l'effetto regressivo delle indirette, che è molto più alto il peso per i quintili più bassi, che viene compensato soprattutto da un effetto redistributivo molto progressivo delle imposte dirette, l'IRPEF in particolare. Questa struttura, per cui l'incidenza cala inizialmente e poi aumenta, è tipica di molti paesi avanzati, non è solo per l'Italia. Ecco, malgrado l'erosione della base imponibile dell'IRPEF, che è stata discussa in molte audizioni precedenti, l'IRPEF è ancora, tra virgolette, molto pesante, sia in termini di peso appunto sui bilanci delle famiglie, che anche sul PIL, no? Se vediamo a sinistra, questo è il rapporto fra base imponibile e dell'imposta sul reddito e il PIL in alcuni paesi. In Italia è circa il 50%, no? La base imponibile è circa 850 miliardi su 1700 di PIL, un valore non dissimile da quello dell'Inghilterra, della Germania o della Svezia. E anche in percentuale del PIL, il gettito è molto, molto elevato. La progressività va aumentata o va diminuita dell'imposta in un'eventuale riforma? Certo, è molto difficile rispondere in generale, però diciamo che l'IRPEF è già molto progressiva, come si è visto, e ci sono buoni elementi per pensare che il compito principale delle imposte non sia redistribuire il reddito, ma, anche se lo fanno, ma soprattutto finanziare la spesa pubblica, che forse è meglio in grado di redistribuire redditi e opportunità, se pensiamo ai trasferimenti monetari, alla sanità o alla spesa per l'istruzione. In questa fase poi è anche importante tenere conto dei possibili effetti di disincentivo, quando invece l'economia è in crisi e il sistema di tax benefit dovrebbe anche essere orientato alla crescita economica.
D'altra parte è anche vero che forse non è neppure corretto diminuire questa progressività, perché con la crisi è chiaro che diminuisce il numero delle persone in grado di pagare senza subire un onere eccessivo le imposte. Inoltre, diciamo, dagli anni 80 fino ai primi anni 2000 si è avuto un processo molto generale in tutti i paesi avanzati di riduzione della progressività, no? E soprattutto delle aliquote marginali più elevate, del numero degli scaglioni, modello delle riforme di Reagan e Thatcher. E però dal 2008 questa tendenza sembra si sia interrotta. Molti paesi, a partire dalla crisi del 2008, hanno addirittura aumentato le aliquote marginali più alte. E ci sono buone ragioni per ritenere che anche la crisi indotta dal Covid-19 potrebbe agire nello stesso senso. Cioè c'è bisogno di più spesa pubblica per la sanità, ma anche per sostenere i redditi di imprese e famiglie in crisi, e quindi i redditi medio-alti sono chiamati a contribuire. La stessa flat tax di cui si è tanto parlato qualche anno fa, se la intendiamo in generale come un sistema con poche aliquote e una forte riduzione del gettito, sembra un po' passata di moda, il che forse anche mi dispiace perché 2 anni fa avevo scritto anche un libro sulla flat tax, quindi se se ne parla tanto sono più contento. E questo infatti è l'andamento dell'aliquota marginale massima, è la media, diciamo, fra i paesi europei, dell'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito, media semplice appunto delle top marginal tax rates. Cosa si vede? Che dal 95 fino al 2007-2008 c'è stata una chiara riduzione, poi questa riduzione si è interrotta e nei paesi dell'area dell'euro, la curva grigia, la top marginal income tax rate è leggermente aumentata, come dicevo prima. Passiamo adesso a alcuni confronti del carico fiscale dell'IRPEF tra alcuni paesi europei. E mi interessa sottolineare questo aspetto, cioè che se parliamo appunto del carico delle imposte sui redditi da lavoro, la distinzione fra imposta sul reddito e contributi sociali rischia di essere fuorviante, è più formale che effettiva, nel senso che sono entrambi prelievi che agiscono sui redditi da lavoro e di cui è importante tenere conto in combinazione, perché altrimenti non si coglie quale sia l'effettivo peso sistema tributario, sul sistema fiscale meglio, sui redditi da lavoro. Quindi è utile considerare assieme l'imposta sul reddito e i contributi sociali obbligatori. Poi ci sono alcune definizioni tecniche che posso anche saltare adesso, perché quello che mi importa è farvi vedere alcuni dati, no? In particolare qui vediamo l'andamento negli ultimi 20 anni, dal 2000 in poi, questi sono dati OCSE, dell'aliquota, qui siamo ancora solo imposta sul reddito, dell'aliquota dell'imposta sul reddito lordo, il cosiddetto gross wage, per un dipendente, una figura tipo, senza carichi familiari. A sinistra abbiamo l'Italia, a destra abbiamo la media dei principali paesi, dei più grandi paesi. Allora, cosa si vede? Le tre curve sono relative a un dipendente con reddito basso, 67% della media, con reddito medio nazionale e con reddito alto, 167% della media. Allora, confrontando il grafico di sinistra con quello di destra, si vede che nella media degli altri paesi la tendenza è leggermente verso una riduzione del peso dell'imposta sul reddito. In Italia invece abbiamo un aumento sia per i redditi medi che sui redditi alti, soprattutto, mentre sui redditi bassi la tendenza all'aumento è stata interrotta dal bonus degli 80 euro. Vedete qua nel 2014 c'è, nel 2014-15, il forte calo. Quindi incidenza in crescita, a parte questo break strutturale, e appunto più elevata rispetto agli altri paesi europei per contribuenti con uguale capacità contributiva, con simile capacità contributiva. Faccio un riassunto di quello che ho detto. Quindi negli ultimi 2 decenni l'incidenza è diminuita di 3 punti sui redditi bassi, mentre è aumentata il bonus, mentre è aumentata sia per i redditi medi che per i redditi alti. Un grafico corrispondente fatto però sul cuneo fiscale, in percentuale dell'intero costo del lavoro e non solo dell'IRPEF, che è presente nel testo della mia audizione, è praticamente simile, cioè è più alto in Italia rispetto agli altri grandi paesi europei ed è in
tendenziale aumento. E questa invece è l'incidenza, è un altro modo per vedere gli stessi dati, no? Per un contribuente povero, diciamo, medio, ricco, senza fra virgolette, questo grafico mostra la curva dell'incidenza media dell'imposta sul reddito lordo. Si vede che l'Italia, è la curva blu, è la più alta di tutti, soprattutto sui redditi medi. Quindi c'è un problema di forte tassazione, in particolare per contribuenti a reddito medio. Quindi non è un caso che il dibattito in Italia si sia spesso focalizzato negli ultimi tempi sulla riduzione dell'IRPEF della classe media, sul terzo scaglione, IRPEF. E possiamo anche dire che da questi confronti emerge ancora una volta l'importanza di cercare di ridurre il prelievo fiscale contributivo sul fattore lavoro. Poi ho cercato di approfondire un aspetto, e cioè, sempre per quanto riguarda la tassazione del lavoro, il confronto fra il carico fiscale che il sistema IRPEF più contributi produce sui dipendenti rispetto agli autonomi. Perché c'è un problema che è tipico di tutti i paesi avanzati, e cioè la presenza di una differenza nel peso fiscale complessivo IRPEF più contributi fra il reddito dei dipendenti e il reddito degli autonomi. E questa differenza può essere iniqua, nel senso che a parità di reddito l'incidenza è diversa, e quindi un problema di equità orizzontale, e anche distorsiva, perché incentiva per le vie fiscali a scegliere una particolare forma contrattuale, un particolare tipo di rapporto di lavoro piuttosto che un altro, per motivi di risparmio fiscale. Gli elementi che producono questa differenza sono tanti. Abbiamo le detrazioni che sono diverse per tipo di reddito. Poi per gli autonomi c'è il problema che il reddito complessivo è al lordo dei contributi obbligatori, e quindi le detrazioni sono ancora più basse perché si commisurano a un reddito più elevato. Poi c'è il bonus 80 euro che favorisce i dipendenti, ma d'altra parte la flat tax recente del 15% sui professionisti, imprese individuali fino a 65.000 euro di ricavi, ovviamente ha l'effetto contrario a favore degli autonomi. Ecco, se noi, anche qui non voglio perderci troppo tempo perché sono grafici su cui si potrebbero dire tante cose, comunque in generale, se noi calcoliamo l'incidenza dell'IRPEF sul reddito imponibile degli autonomi e dei dipendenti, otteniamo queste due curve. La curva blu è quella dei dipendenti e la curva rossa è quella degli autonomi. Questo salto nella curva degli autonomi è il venir meno della flat tax, dell'effetto 15%, che io ho posto qua arbitrariamente a 30.000 euro, perché dipende dalla relazione fra reddito e ricavo. Mentre per i dipendenti si nota questo salto in basso, che è l'effetto del bonus. Questa è l'incidenza, cioè l'aliquota media, no? Questi sono la linea orizzontale blu, rappresenta gli incapienti. Quindi, diciamo, flat tax, bonus, detrazioni, quando vengono meno l'incidenza è sostanzialmente simile. Se introduciamo, però, calcoliamo l'incidenza dell'IRPEF sulla base di calcolo dei contributi, che sono diverse per autonomi e dipendenti, invece il quadro cambia, e i dipendenti hanno un'incidenza maggiore dell'IRPEF, perché fondamentalmente i contributi formalmente a carico dei dipendenti sono più piccoli, sono minori, e quindi la base di calcolo dell'IRPEF per i dipendenti è più alta. Qua si nota sempre il salto di prima. Ecco, invece, questo effetto di maggiore carico complessivo sui dipendenti viene ancora una volta accentuato se passiamo al cuneo fiscale, cioè IRPEF più contributi diviso il costo del lavoro. E vediamo qui la curva blu, che è praticamente sempre più alta rispetto alla curva rossa, fondamentalmente perché i contributi a carico, che le aliquote contributive dei dipendenti sono più elevate. Quindi questo ci dice che è importante collocare la riforma dell'IRPEF nell'ambito di una riforma complessiva del sistema fiscale e contributivo. E a me pare che la struttura dell'aliquota dei contributi, ovviamente lo sappiamo tutti, è molto caotica, frastagliata, forse antiquata. E alla base di tanti contributi forse c'è una distinzione fra spesa assistenziale e spesa previdenziale che è sempre più incerta, soprattutto dopo che nell'ultimo anno tantissime categorie hanno ricevuto degli aiuti, per fortuna, giustamente, anche
in assenza di un contributo previdenziale. Quindi distinguere cosa sia previdenza e cosa sia assistenza è sempre più complicato e incerto e ambiguo. Non solo, è ambiguo anche il confine fra ruolo dipendente e autonomo per i cambiamenti in corso nel mercato del lavoro. Quindi forse si potrebbe, non so, anche un po' provocatoriamente concludere che la distinzione fra imposta sul reddito e contributi possa avere un senso compiuto dal punto di vista economico solo nel calcolo della pensione, perché il sistema è contributivo e quindi il pagamento del contributo per la pensione ha un senso proprio come elemento di computo del diritto pensionistico. Per il resto, invece, perché non pensare a una radicale semplificazione del sistema, spostando tanti finanziamenti di specifiche voci di spesa alla fiscalità generale? Quindi riducendo molto, o addirittura al limite annullando, la differenza nel trattamento fiscale delle varie forme di reddito del lavoro. Ok, adesso passo ad alcuni aspetti che riguardano invece la struttura dell'imposta negli ultimi 5 minuti. Base imponibile, spese fiscali e aliquote. Base imponibile, sappiamo che è in corso un processo di frammentazione, che produce un modello misto che non è né comprehensive income tax né modello duale, ed è un processo che è andato crescendo di intensità negli ultimi anni con la cedolare secca, in particolare sui redditi di locazione abitativa e con la flat tax sui redditi degli autonomi e delle imprese individuali. Quindi, senza ambire il modello della comprehensive income tax, per i redditi da capitale ad esempio, comunque queste due decisioni forse bisognerebbe dovrebbero essere ripensate se vogliamo ampliare la base imponibile. Per il resto, sulle spese fiscali, anche qui ci sarebbe tantissimo da dire. Tagliare le spese fiscali è un compito molto difficile, non solo a causa delle forti resistenze che sicuramente esistono, ma anche perché è oggettivamente discutibile se alcune debbano essere davvero abolite o ridimensionate, ad esempio l'esenzione sulle pensioni di guerra o sulle indennità di accompagnamento. Poi c'è tutto il discorso del bonus che vale un quarto di tutte le spese fiscali relative all'IRE. Certo, le probabilità di successo in una loro riforma possono aumentare se si interverranno in modo settoriale, ma nell'ambito di una riforma generale. E comunque sarebbe già un grande risultato non introdurne di nuove e lasciare andare ad esaurimento quelle per le quali è prevista una scadenza. Questo lo salterei. Sulle aliquote. Forse c'è un po' troppa enfasi sulla struttura delle aliquote. In particolare, per quanto riguarda l'andamento irrazionale dell'aliquota marginale effettiva, è vero, questo è un problema serio, esso deriva soprattutto dal bonus degli 80-100 euro, ma non mette a rischio la progressività, cioè il fatto che l'aliquota media sia sempre crescente. E poi dobbiamo anche stare attenti a non cercare un modello ideale troppo semplice, perché dovunque, non solo in Italia, l'interazione fra l'imposta sul reddito e gli altri strumenti di tax benefit produce sempre un vincolo di bilancio che non è mai una linea pulita e regolare. Comunque, per riportare l'aliquota marginale effettiva a un andamento sufficientemente pulito, sarebbe sufficiente incorporare meglio il bonus all'interno del debito. Il numero delle aliquote invece è un problema forse secondario, perché di fatto già oggi l'IRPEF ha due aliquote marginali effettive, tre se aggiungiamo l'aliquota zero per gli incapienti. Cioè attorno al 28-30% e poi 40-45%. Ridurre il gap tra queste due aliquote può non essere troppo complicato. Ricordiamo anche che ci sono tanti paesi in cui il gap, la differenza tra aliquote marginali può essere anche più alto. Nel Regno Unito, ad esempio, abbiamo 0, 20 e 40%. E poi bisogna anche ragionare sull'ampliamento degli scaglioni più bassi, non solo sulle aliquote. Penultimo punto, imposta sul reddito e offerta di lavoro. Bisogna considerare ovviamente che per riformare un'imposta dobbiamo tenere conto del contesto socio-economico in cui questa imposta si applica. In Italia abbiamo una situazione di lunga stagnazione economica, di vera e propria crisi o declino, e un bassissimo tasso di occupazione, soprattutto dei giovani femminili. Quindi è necessario che l'imposta sul reddito non scoraggi la propensione a offrire lavoro. Una possibile soluzione per rendere l'IRPEF più incentivante potrebbe consistere nell'includere elementi di imposta negativa, cioè al di sotto di un certo livello di reddito l'imposta cambia segno e diventa un trasferimento. Non sostituisce il sussidio alla povertà comunque, perché non spetta a chi non produce reddito. Va detto che già oggi l'IRPEF, come ben sappiamo, presenta molti elementi di imposta negativa,
no? Principale il bonus che adesso è di 100 euro, ma ne abbiamo altri, la dotazione di 1200 euro per 4 figli. È stata pensata come sempre capiente appunto per garantire anche a famiglie con reddito basso le possibilità di averla. Poi c'è la detrazione per gli inquilini e anche alcuni bonus relativi alle ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. Il bonus, che è la voce principale di imposta negativa, ha aspetti positivi, ma ne ha anche dei difetti. Sappiamo, non va agli incapienti, produce un forte salto fra 8.145 e 8.146 euro di reddito, da 0 a 1.200 euro e viceversa, no? Se il mio reddito diminuisce, quindi io sono più povero, perdo anche il bonus. Se ad esempio passo da un lavoro full time a un lavoro part time, rischio di perdere anche questo sussidio. E ha il problema delle aliquote marginali altissime, adesso al 60%, ma fino all'anno scorso erano addirittura oltre l'80%. È un bene invece che sia calcolato sul reddito individuale, non su quello familiare, perché se l'obiettivo è incentivare il lavoro povero, nel caso di applicazione familiare, non ci sarebbe la stessa convenienza per i percettori a reddito più basso. Quindi è utile per questo stesso motivo e opportuno conservare per l'intera IRPEF una base imponibile individuale e non familiare. Il bonus come potrebbe essere riformato? Risolvendo anche il problema delle aliquote marginali, spostandolo in basso, andrebbe steso agli incapienti a partire dal primo euro di reddito, anche autonomo, quindi indipendentemente dalla forma del reddito. E poi, appunto, questo risolverebbe il problema delle aliquote marginali effettive. Certo, ci sarebbe un aumento, certo, il disparibus del prelievo per redditi medi da 25.000 a 40.000 euro, ma lì si potrebbe intervenire sulle aliquote degli scaglioni o sull'ampiezza degli scaglioni. Come applicarlo poi? O all'americana come l'ITC, oppure anche come un semplice sussidio, dato il reddito individuale da lavoro, come fanno in Francia, dove c'è il prime d'attività, che mi sembra valga fino a reddito attorno a 1.400-1.500 euro, una percentuale decrescente del reddito guadagnato sul mercato. Avrebbe questo sistema anche, e formalmente può essere anche separato dall'imposta sul reddito. Oltre a incoraggiare il lavoro poco retribuito, questo aspetto di imposta negativa avrebbe anche l'importante effetto di rendere conveniente l'emersione del nero, che è molto importante in Italia, e renderebbe anche il reddito di cittadinanza meno distorsivo sull'offerta di lavoro. Ultimo punto, avevo finito, c'è una legge delega in via di approvazione, mi sembra, sull'assegno unico ai figli, che dovrebbe togliere. Dovrebbe essere finanziata con l'assegno unico familiare e con la detrazione per figli a carico fino a 21. Quindi, dopo la sua introduzione, l'IRPEF non prevederà più un trattamento differenziato fra contribuenti con e senza figli a carico. Ecco, se guardiamo a quello che fanno gli altri paesi europei, vediamo che tutti hanno sia un trasferimento monetario che anche uno sconto fiscale per chi ha figli. Quindi, questo pone forse un problema di equità orizzontale all'interno dell'Unione. E per tenerne conto si potrebbe mantenere una detrazione per figli a carico non solo per quelli che hanno più di 21 anni, ma se più basso ovviamente anche per chi ha un'età minore. Oppure si potrebbero rafforzare le detrazioni su spese associate alla presenza di figli. Io ho già parlato 23 minuti, c'è un'ultima diapositiva, ma è inutile che ne parli, è una sintesi di quello che ho già detto, per cui io ho concluso. Grazie professore, anche per il rispetto dei tempi. Ora apriamo il dibattito. Ho già due colleghi prenotati. Prego coloro che perlomeno non sono in presenza di farlo come al solito tramite la chat e prego ovviamente i colleghi di contenere l'intervento anche perché aula riprende alle 19, quindi dobbiamo avere il tempo ovviamente di concludere l'audizione dopo anche la replica del professor Baldini in tempo per entrare in aula. Abbiamo l'onorevole Migliorino, a cui segue poi l'onorevole Ungaro. Grazie Presidente, grazie all'audito per le sue puntuali osservazioni, spiegazioni, alle quali io mi permetto di fare alcune osservazioni. Sono dati molto importanti che possono aiutarci nel nostro lavoro, benché giustamente cioè, vedo qualche critica. La prima
potrebbe essere risultante magari dal rapporto gettito-PIL. Molto difficile comparare diversi paesi, magari che hanno anche sistemi fiscali diversi, soprattutto per i 24 caratteristiche che condizionano il PIL, tra quali magari l'evasione o l'elusione fiscale che abbiamo in Italia. E magari per paragonare paesi nel quale magari ho fatto i miei progetti di studi, tipo la Danimarca o la Svezia, qua vedo, con pochi milioni di abitanti, con un certo PIL riferito effettivamente al gettito, non lo so se può essere fuorviante o magari debba essere tenuto in considerazione, anche relativamente agli altri paesi che sono magari quattro più grandi, tipo Germania, Spagna, eccetera. Per quanto riguarda la crisi effettivamente introdotta, ecco, quando c'è bisogno di quell'idea di più spesa pubblica e quindi magari addirittura di un guardare, diciamo, alle tasse, all'imposizione fiscale, perché vi sono dei costi maggiori su sanità, sostegno, forse meno male che siamo, diciamo, riusciti ad intervenire, purtroppo, o magari poi si vedrà, con un debito pubblico e magari con altri fondi che non sono soltanto italiani, ai quali magari si potrà anche pensare, diciamo, di una cosiddetta cancellazione del debito. Per quanto riguarda l'interesse che viene molto posto sugli 80 euro, poi mi accingo a concludere, ecco, non voglio essere molto lungo, che effettivamente noi con le ultime manovre abbiamo portato da 80 fino a 120 euro, a seconda poi diciamo della fascia, ecco, di reddito che potevano avere. Sì, effettivamente è una buona misura che è stata considerata anche dal passato e quindi abbiamo cercato effettivamente di mantenere anche con un cuneo, anche con un taglio del cuneo fiscale. Per quanto riguarda la cosiddetta, diciamo, flat tax, per Italia dovremmo chiamarla col suo nome, che è un regime forfettario allargato, e vedo dei paragoni che vengono fatti che possono essere molto interessanti anche per quanto riguarda il pagamento dell'INPS. In verità, come sappiamo, è deducibile in molte situazioni, quindi anche in questo caso io porrei un occhio di riguardo, diciamo, ad un nuovo sistema fiscale che possa riguardare sia IRPEF che INPS. E quindi sì, chiamiamolo un attimino col suo nome. Ho visto molti grafici effettivamente che possono essere interessanti e che magari devo approfondire un pochettino di più. E va anche capito se avere un'incidenza sull'IRPEF, sul libito imponibile, va capito anche se poi è un qualcosa di negativo, anche relativamente a quello che noi potremmo definire in Italia come il lavoro nero. Infatti, in alcune slide vedo che forse si dice che c'è un incentivo a non crescere per la flat tax, che ripeto si chiami forfettario allargato, riferito a molti professionisti che effettivamente da gruppi, magari commercialisti stessi, che da gruppi poi sono diventati liberi professionisti, diciamo con una dichiarazione diciamo singola, perché effettivamente rientrano nella cosiddetta flat tax. E da questo punto di vista non lo so se è un disincentivo a crescere, perché secondo me è un aiuto a coloro che effettivamente hanno redditi più bassi. Concludo dicendo che effettivamente un sistema, forse quando si passano da un gradino all'altro per quanto riguarda il pagamento delle imposte, effettivamente questa è una buona idea. Forse bisognerebbe quasi vedere un sistema a fisarmonica quando si arriva, diciamo, a questi scaglioni, come quello proposto tra gli 8.145 euro, diciamo, no tax area, e gli 8.146. Però bisogna sempre tenere presente che noi stiamo sempre lavorando per una semplificazione e non vorrei che maggiori dettagli poi riportino invece ad avere un sistema più complesso fiscale. Magari dovremmo essere aiutati dalle nuove tecnologie. Quindi, diciamo, su queste mie affermazioni vorrei anche sapere un attimino cosa ne pensa il professore. Grazie. Grazie, onorevole Migliorino. Onorevole Ungaro, a cui poi segue l'onorevole Busberoni. Grazie Presidente, anch'io ringrazio il professor Baldini per questa relazione molto, molto interessante e molto precisa. Avevo due domande. Una più di fondo, un pochino più, ecco, diciamo, più filosofica, è stata fatta più volte nelle ultime audizioni, ma lei riprendeva il tema appunto che la tassazione dovrebbe essere usata appunto per finanziare la spesa pubblica e non per forza per redistribuire.
a cui invece serve appunto la redistribuzione, è una delle funzioni che dovrebbe avere invece i trasferimenti diretti, appunto la spesa. Come mai invece in Italia non siamo arrivati, cioè mi sembra proprio che la politica economica degli ultimi decenni mostra che siamo arrivati in una situazione quasi opposta. Non so se questo è imputabile al fatto che era facile, più facile per il legislatore usare la leva fiscale, o forse c'è una bassa fiducia nella nostra società, e quindi è più semplice affidarsi a uno sconto sulle tasse, quindi un meccanismo per evitare appunto cosiddetti furbetti, o comunque in un paese con una grande evasione fiscale, se queste sono le cause secondo lei per le quali siamo arrivati a qui. Invece un'altra domanda un pochino più puntuale, lei appunto ha messo in evidenza i vantaggi dell'imposta negativa, ha fatto l'esempio dell'EITC americano, io condivido assolutamente le sue valutazioni in merito, che potrebbe essere estremamente interessante per un paese come il nostro, ad alta evasione e con una grande economia sommersa, appunto per cercare di riportare nell'economia formale i lavoratori. Mi chiedo però soltanto se lei condivide l'elemento centrale dell'EITC americano in confronto al francese prime d'activité, se non sbaglio, che l'EITC americano, la tassa, l'imposta negativa cresce con il reddito, cioè la tassa scende con il reddito, mentre se non sbaglio, ma forse mi sbaglio, il prime d'activité francese o è piatto o decresce, come le detrazioni italiane alla fine decrescono con il reddito. Questo è un elemento che, insomma, potrebbe essere un tabù per l'Italia, dove potrebbe essere considerato qualcosa di regressivo, ma forse invece è proprio quello che ci vuole in entrata per andare esattamente nell'obiettivo che lei citava, appunto l'emersione e l'aumento dell'offerta di lavoro. Quindi volevo sapere appunto su questo specifico punto qual è la tua opinione, grazie. Grazie, onorevole Ungaro. Onorevole Gusmeroli. Sì, grazie professore, grazie della sua relazione. Io volevo chiedere intanto sulla questione imposta negativa, no? Cioè, e in generale sulla riforma, no? Premesso che vede molto favorevole il nuovo approccio del governo di prendere in mano un po' tutto. Il rischio però che si ha è che se non si hanno tante cifre a disposizione, dove lei parla di intervenire sulle tax expenditure, c'è il rischio di, considerando che le tax expenditure ormai sono arrivate a oltre 600, c'è il rischio di farsi del male. E farsi del male, cioè quando ci si fa del male, vuol dire sostanzialmente tassare di più. Ecco, volevo capire una cosa. Uno, su questo discorso delle tasse negative che si interseca con un discorso che in assenza di grandi cifre, io ritengo che tutto sommato un grande risultato sarebbe quello di semplificare il sistema. E quindi magari non una riforma abnorme dal punto di vista della diminuzione della pressione tributaria, sempre che non si recuperano appunto grandi cifre, ma insomma questa è la situazione attuale del bilancio, è questa qui, ma una fortissima riduzione degli adempimenti, quindi semplificazione. In quest'ambito la determinazione per tutti di una no tax area, come può essere vista, intersecata con questo discorso che non è di tassa negativa, ma è di non tassa, ma dall'altro lato uno non deve fare gli adempimenti per ottenere quella tassa negativa in pagamento, perché poi al lato pratico sappiamo che dietro tutti questi meccanismi ci sono poi elaborazioni e anche spese per le elaborazioni nelle fasce più basse, e quindi magari una no tax area che taglia via anche da adempimenti, quindi da qualsiasi cosa, forse in una fase che non permette magari di arrivare al discorso della tassa negativa è utile. Dall'altro lato, volevo chiederle come la vede, visto l'enorme sommerso, la proposta che è qui incardinata in commissione su una flat tax incrementale, quindi sugli incrementi di reddito, quindi una tassa bassa sugli incrementi di reddito da un anno all'altro, che avrebbe di vantaggio
da un lato di spingere all'emersione, dall'altro di in qualche modo abbassare la tassazione, quindi un effetto tutto sommato positivo sui redditi di incremento, magari anche soltanto per un numero di anni limitato, quindi non a regime, ma intanto per approfondire meglio una complessiva riforma fiscale che, se si guarda al passato, ha richiesto parecchi anni, no? Quindi, se non mi ricordo male, dai 7 agli 8 anni è la riforma fiscale Visentini del 73. Ecco, quindi volevo chiederle un po' questi aspetti, cioè dove magari in questa fase, più che a una grande riforma sulla tassazione, dove quando si tocca qualcosa alla fine il rischio di tassare di più è altissimo, ma si cerchi in massima parte di semplificare, quindi di togliere adempimenti, un po' come è successo con la flat tax. È vero che il flat tax delle partite IVA, è vero che diciamo può essere vista in modo cioè con delle criticità di equità, però diciamo ha spinto l'emersione, quindi tanta gente ha preso la partita IVA proprio per la bassa tassazione, che poi alla fine è il metodo migliore per sconfiggere il sommerso, cioè spingere a emergere tassando meno e semplificando il sistema. Ecco, quindi su questi aspetti qui di forte semplificazione volevo chiedere cosa ne pensava. Grazie onorevole Gusmeroli, chiedo se ci sono altri colleghi o se il Presidente D'Alfonso intende prendere la parola, altrimenti ho io 3 domande finali. Prego, Presidente, ha chiesto la parola? No, ok, allora se non ci sono altri colleghi ho 3 domande conclusive per il Professore. Allora, uno, vede, a testimonianza di come è veramente sbagliato dipingere questa come attività conoscitiva finalizzata esclusivamente alla riforma dell'IRPEF, ma semplicemente che parte dall'IRPEF e poi incrociare nella riflessione diversi aspetti, lei oggi ha toccato un punto che non era mai stato toccato da nessun altro. Già finora abbiamo incrociato numerosi aspetti. Dall'IVA alla giustizia tributaria, alla tassazione sul reddito di impresa, ma oggi lei ha toccato un punto che non aveva toccato nessuno, quello dei contributi sociali, con una proposta molto interessante, cioè lei praticamente dice l'unico punto che rimane, diciamo, netto nell'ambito del sistema contributivo deve essere la contribuzione pensionistica, che fra l'altro se la vai a toccare devi comunque anche prendere decisioni conseguenti sul sistema pensionistico, quindi addirittura usciamo anche dal sistema fiscale quando se facciamo delle riflessioni fatte bene. Ma la cosa dirompente, mi permetto di dire, ma dirompente semplicemente perché non è diciamo mai stata menzionata esplicitamente nel dibattito politico-economico in Parlamento, è quello sulla, se ho compreso bene, la fiscalizzazione di tutti gli altri tipi di prestazioni assicurative, che giustamente fa rientrare in prestazione assicurativa. Quindi, o meglio, non capisco se questo si intende, diciamo, un'unica aliquota oltre a quella pensionistica che riassuma tutte le altre prestazioni assistenziali, oppure se al limite noi possiamo, al fine di ridurre l'onere sul fattore produttivo lavoro, fiscalizzare tutte queste spese, trovare copertura alternativa e quindi lasciare aggravare sul lavoratore, sul datore di lavoro, soltanto l'aliquota contributiva. Quindi le chiedevo qualche riflessione in merito, perché è una cosa che non abbiamo, diciamo, mai veramente analizzato. La seconda questione riguarda un tema invece che abbiamo lungamente analizzato, su cui stiamo tutti riflettendo, cioè quello di lo citava, diciamo, ci girava intorno il collega Gusmeroli prima, in realtà, quello della trasformazione nei fatti della no tax area attuale, che è tale solo perché risulta dall'operare delle detrazioni, in un vero e proprio minimo esente. E volevo capire lei cosa pensa di questa opzione, vale a dire una maxi deduzione universale,
e quindi come tale dà progressività al sistema, ovviamente. Volevo sapere che ne pensa da un punto di vista teorico, che ne pensa da un punto di vista pratico, perché questo porrebbe dei problemi di applicazione pratica nel caso di un percettore di più redditi, e quindi come si potrebbe minimizzare il problema di implementazione pratica, e se pensa che questo minimo esente, qualora sia nella sua opinione opportuno introdurlo, debba essere modulato a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare. Si va dal dire è aumentato di un fattore maggiore di uno per un secondo familiare a carico, ma questo ovviamente incrocia il discorso dell'incentivare l'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito, se può essere modulato sulla base non tanto dei figli, perché su quello insiste la riforma dell'assegno unico, ma magari per particolari condizioni del nucleo familiare, penso ad esempio alla disabilità, che anch'essa è trattata nel pianeta assegno unico. Però insomma, la domanda è: può anche il minimo esente da questo punto di vista essere un fattore di insomma, riconsiderazione all'interno della disciplina anche delle caratteristiche specifiche del nucleo familiare? Terza e ultima domanda, ormai lo stiamo dicendo tutti, non è che ci vuole, come dire, un genio. Se deve essere fatta una riforma non solo per semplificare il carico fiscale, ma anche per alleggerirlo, perché la prima parte della sua relazione è molto chiara su il peso della tassazione sul sistema lavoro, addirittura appunto lo estende anche ai contributi. Ma se deve essere fatta una cosa del genere, servono molte più risorse di quella attuale, perché sono al netto dell'assegno unico, stiamo parlando di 2 miliardi a regime. Quindi la domanda che io sto facendo un po' a tutti è questa: eliminando l'opzione della spesa del taglio della spesa pubblica, perché non mi va di. Vabbè, mi autocensuro. Diciamo così, rimanendo all'interno del sistema dell'opzione relativa al sistema tributario e quindi ipotizzando un aumento della tassazione sui consumi o un aumento della tassazione sul patrimonio, mi fa un ranking di preferenza fra queste due opzioni, cioè lei cosa ritiene più desiderabile fra queste due opzioni, ovviamente col vincolo di destinare l'intero gettito dall'altra parte, cioè la riduzione della tassazione sui fattori produttivi. Io la ringrazio e le cedo la parola se non c'è nessun altro che nel frattempo ha voglia di fare una domanda, ma non mi sembra. Le cedo la parola, professore, per la sua replica finale. Bene, grazie, grazie a tutti. Sono sicuro che non riuscirò a rispondere bene a tutte le domande, ma ci provo. Comincio con le osservazioni dell'onorevole Migliorini. A proposito del peso dell'imposta sul PIL e l'importanza anche di distinguere i vari paesi, sia per struttura del sistema tributario che anche per peso dell'evasione e così via. Io ho messo quella tabella nella relazione, soprattutto perché per cercare così di rispondere a questa domanda, tutti dicono giustamente che la base imponibile dell'IRPEF è stata spezzettata, frammentata, portata fuori da ogni logica da interventi successivi che sono cominciati già nel 74 con l'esclusione dei redditi del capitale fino agli ultimi anni. Quindi cosa rimane, no, dell'IRPEF? In realtà rimane tanto, no? Rimane appunto un peso. Una base imponibile che vale la metà del PIL, che è simile a quella di tanti altri paesi. Poi per trovare quei dati delle colonne sul peso della base imponibile sul PIL, sono dovuto andare nei siti delle varie amministrazioni fiscali dei vari paesi perché davvero fare un confronto è molto, molto complicato. Questo mi premeva soprattutto sottolineare, lo sappiamo tutto, malgrado gli attacchi portati all'IRPEF in tante parti l'IRPEF continua ad aumentare il proprio gettito, e questo mi sembrava importante sottolineare. Sul fatto che la relazione fra spesa pubblica cioè come mai in Italia, questo è anche l'onorevole Lungaro l'ha detto, come mai la redistribuzione si fa poco con la spesa pubblica, forse tanto con le imposte. Comunque c'è moltissima attenzione alle imposte dal punto di vista redistributivo. Qua si potrebbero fare delle lunghe discussioni, tipo anche sociologico, non lo so, riguardo alla qualità della spesa, come mai abbiamo una spesa pubblica che è fatta così.
Certo, forse c'è un problema di scarsa fiducia nelle capacità redistributive dello Stato e poi il fatto forse che, cioè, io penso che negli ultimi anni comunque l'efficacia redistributiva del sistema di tax benefit stia aumentando in generale, no? Lo vediamo ad esempio, c'è il reddito di cittadinanza adesso, che qualche anno fa non c'era, e diciamo più redistributivo di quello, al netto di qualche caso di cattiva gestione, sicuramente il reddito di cittadinanza è molto redistributivo, è vero, questa è spesa pubblica, però è spesa pubblica aumenta. Affinché la spesa pubblica in natura e in servizi possa diventare più redistributiva, servono degli interventi sulla qualità della spesa, che sono molto complicati. Certo, non possono essere risolti in un anno o in poco tempo. La flat tax è meglio definirlo un regime forfettario allargato. Il problema è vero, è sicuramente un regime forfettario, però è diventato molto largo, nel senso che più della metà di tutti i lavoratori indipendenti, se vogliono, possono, secondo alcune elaborazioni statistiche, ricorrere alla flat tax, che in realtà cioè il regime forfettario nasce, esiste da tanti anni, come un regime che si applica solo a casi particolari, non alla metà o alla maggioranza della platea complessiva dei contribuenti. Quando diventa così ampio, secondo me pone dei problemi, dei rischi, no? Ci sono effetti distorsivi, ci sono dei problemi. Forse sarebbe meglio ricondurlo alla sua logica iniziale. L'ultimo punto dell'onorevole Migliorino era il fatto che ci sia questo forte salto fra 8.145 e 8.146 per quanto riguarda il bonus. È vero, è un'aliquota marginale enorme, anche se negativa in questo caso, che non dovrebbe esserci, e infatti si sa che il bonus ha questo problema, no? Appare dal nulla, improvvisamente passa da 0 a 1.200 euro se tu solo aumenti il tuo reddito di pochi euro. Quindi questo è un problema da superare. Ecco, per quanto riguarda invece le domande dell'onorevole Ungaro, appunto, la prima riguardava la tassazione usata per finanziare la spesa pubblica e non per finanziare la redistribuzione. Ricordo di aver letto uno studio dell'Ocse, il quale diceva che se confrontiamo trasferimenti monetari e imposta sul reddito, l'Italia fino a poco tempo fa era il paese in cui più forte è la quota della redistribuzione complessiva, imposta sul reddito più trasferimenti monetari, dove è più alta la quota della redistribuzione complessiva effettuata dall'imposta sul reddito. Appunto, a testimonianza del fatto che l'imposta sul reddito in Italia è molto redistributiva, molto più dei trasferimenti monetari. Questo è un dato di qualche anno fa. Oggi c'è il reddito di cittadinanza, domani ci sarà anche l'assegno ai figli, che dovrebbe essere graduato in funzione dell'ISEE, quindi avere una componente universale più una componente decrescente, e quindi questi due aspetti, reddito di cittadinanza, assegno unico, dovrebbero aumentare l'effetto redistributivo dei trasferimenti monetari. Manca l'effetto redistributivo della spesa in denaro, in natura, scusate, e quello appunto è molto più complicato, cioè la capacità fondamentalmente di offrire servizi di qualità anche alle famiglie povere, no? Che possono aumentare le loro opportunità. Ma questo appunto è un compito molto, molto complicato che non si risolve in poco tempo. Però alla base io penso che l'intuizione, l'idea dell'onorevole Ungaro sia giusta, cioè alla fine bassa fiducia conta, cioè dammi un po' di soldi, dammi uno sconto fiscale, mi accontento, piuttosto che ne so, puntare ad avere scuole migliori, che è molto complicato. Sull'ultimo aspetto, non so se ho capito, l'imposta negativa, cioè è meglio all'americana, diciamo, no? In cui fondamentalmente nel sistema americano abbiamo un'aliquota negativa costante fino a un certo livello di reddito, e quindi l'incremento è una percentuale del reddito, il trasferimento è una percentuale del reddito che in assoluto cresce, in termini percentuali rimane costante, poi si raggiunge un plateau, un livello in cui il trasferimento rimane costante e poi comincia a decrescere, no? Sempre con una percentuale costante, cioè è un trapezio, no? Fondamentalmente il sussidio all'americana. Invece in Francia, se non ho capito male la struttura, la percentuale scende sempre e poi si azzera, no? Cioè il trasferimento sparisce. A me interessa, cioè, secondo me è utile nello schema italiano pensare semplicemente a un sussidio al lavoro,
no? Per contrastare l'evasione fiscale e incentivare il lavoro povero, che purtroppo è diffusissimo, cioè occupazioni che possono garantire redditi molto bassi e che potrebbero trovare una maggiore offerta di lavoro se ci fosse appunto un incentivo, un incremento del reddito per via, chiamo fiscale, ma va benissimo anche chiamarla via trasferimento monetario, cioè sono istituti separati, no? Cioè, l'IRPEF e questo eventuale sussidio potrebbero essere pensati come proprio totalmente separati. Poi, quando poi si versa il sussidio, si può pensare, scusa, il reddito, quando si riceve il reddito, si può pensare di integrarli a seconda anche del rapporto di lavoro che esiste, se lavoro dipendente o lavoro autonomo. Potremmo iniziare prima con i dipendenti solo, no? E poi per vedere come funziona e poi estenderlo agli autonomi, no? Un po' come si è fatto di fatto col bonus, che adesso è riservato solo ai dipendenti. L'altro aspetto molto interessante del sussidio francese è che è commisurato al reddito individuale, non a quello familiare come in America. E questo sappiamo sempre per come è fatto il mercato del lavoro italiano e come è fatta l'imposta sul reddito italiana è molto meglio. A proposito delle domande dell'onorevole Rosmaroli sull'imposta in generale, sull'imposta negativa o sul non è meglio, diciamo è meglio l'imposta negativa, non so, l'ho capita così, l'imposta negativa oppure una no tax area, no? Questo soprattutto per semplificare la vita dei contribuenti. Sono convinto che la semplificazione sia essenziale e sia un aspetto da mantenere anche in un'eventuale revisione della flat tax per gli autonomi che abbiamo già. È una delle cose sicuramente più importanti, se non la più importante, perché poi alla fine, se si fanno i conti, per molti casi il risparmio di imposta derivante dalla flat tax può non essere così elevato come sembra, cioè del 15%, mentre invece la semplificazione amministrativa c'è sicuramente. Qua c'è un problema filosofico, tra virgolette, di base a cui uno deve dare risposta. Cioè, vogliamo un'imposta sul reddito semplice, e cioè il cui scopo sia fondamentalmente solo quello di prelevare un certo gettito dando il meno fastidio possibile al contribuente, oppure vogliamo un'imposta che cerchi di diciamo, adeguarsi o rispondere ad altre possibili esigenze obiettivi che la politica vuole dargli. Se la risposta è preferisco un'imposta semplice, che abbia un solo obiettivo forte, allora sicuramente la no tax area mi sembra l'aspetto più apparente, la risposta più giusta, no? Se invece pensiamo a un'IRPEF ancora più, tra virgolette, complicata, che debba servire anche, appunto, eventualmente, a stimolare l'offerta di lavoro di persone con poco capitale umano, allora forse si andrebbe più nella direzione dell'imposta negativa. No? Quindi è un problema anche di approccio all'imposta, che dà origine a risposte completamente diverse. Sì, a proposito della flat tax incrementale, cioè solo sulle variazioni di reddito da un anno all'altro. Se non sbaglio, già la tassazione agevolata sui premi di produttività per i dipendenti, anche se con molti limiti, può essere assimilata a questo schema. Quindi, in qualche modo, una versione in piccolo c'è già. Non so, vedo un po' di problemi di tipo di possibili effetti distorsivi, no? Perché eventualmente, cioè, se io vengo tassato solo sugli incrementi di reddito, in teoria mi converrebbe avere non un reddito costante nel tempo, ma forti oscillazioni da un anno all'altro, no? Forse questa è solo una questione teorica più che effettiva, però realistica, però forse per certi tipi di reddito, per certi tipi di lavoro può avere un senso, rimandare un pagamento, rimandare un incasso all'anno successivo. E poi c'è anche forse un problema di equità orizzontale, cioè individui che hanno un reddito simile vengono tassati in modo molto, modo potrebbe essere molto diverso a seconda del delta della variazione di reddito, a parità di reddito disponibile ricevuto, di reddito complessivo ricevuto in un certo anno. Quindi ci sono, certo, un'applicazione limitata, perché no, però un'applicazione a regime forse questi problemi deve considerarli con attenzione. Infine, per quanto riguarda le domande dell'onorevole Martin, per quanto riguarda la riforma complessiva, sì, a me piacerebbe proprio uno schema che abbia, non so,
anche qui forse l'ho sparata troppo grossa, però un'unica aliquota contributiva che serve per finanziare la pensione e per il resto giocarcela tutta con l'imposta sul reddito nuovo, fiscalizzando tutto, un po' come fanno in Danimarca. Penso che Draghi non avesse in mente il modello danese, però appunto dove l'imposta sul reddito ha questa funzione di finanziare anche prestazioni che possono essere definite previdenziali, a parte la pensione. Per quanto riguarda il minimo esente, cioè cosa penso della maxi di un minimo esente o di una maxi deduzione universale? Mi verrebbe da rispondere allo stesso modo, cioè che tipo di imposta vogliamo? Se un'imposta, anche qui c'è una parte di disegno, c'è una parte della risposta, forse può essere, dipende dalla tecnica con cui si vuole costruire la progressività, no? O detrazione decrescente, o detrazione costante, oppure anche un primo scaglione con aliquota zero, e quindi questo indipendente dalla presenza di detrazioni e deduzioni per garantire la progressività. Quindi è anche un problema di tecnica di costruzione dell'imposta, della progressività che si vuole. L'altro pezzo di risposta che darei è guardiamo sempre appunto che tipo di imposta vogliamo. Se un'imposta generale che faccia tante cose, che cerchi di fare diverse cose, o un'imposta la più semplice possibile. Io sono indeciso tra i due modelli, non lo so bene quale preferisco. Certo, se uno pensa all'imposta negativa come strumento utile, mi viene più da pensare invece a un IRPEF che non si limiti a raccogliere gettito, ma abbia anche altri obiettivi. Infine, per quanto riguarda, è sicuro, dove possiamo trovare le risorse per ridurre il carico fiscale, è sicuro che intervenire sulle tax expenditures non sarà sufficiente, per quanto la buona volontà si possa applicare. Quale imposta aumentare sul patrimonio o sui consumi? Me la cavo dicendo tutte e due, ma in particolare sul patrimonio a me piacerebbe vedere un aumento dell'imposta di successione, ma non esagerato, diciamo, sarebbe bello se si raggiungesse, che so, la metà dell'imposta di successione francese, cioè se invece di incassare 4 centinaia di milioni di euro all'anno se ne potessero incassare 2 o 3. Diciamo, ricaviamo 2, 3, 4 miliardi dall'imposta di successione, altri 3 o 4 miliardi da un'imposta da una revisione dell'imposta sui consumi, con particolare attenzione agli aspetti ambientali, tagliamo un po' di sussidi ambientalmente dannosi, poi nel giro di qualche anno, grazie alla cooperazione internazionale, grazie all'azione della comunità europea, dell'Unione Europea, riusciamo a tassare le multinazionali del web, e da quello incassiamo altri 4-5 miliardi, abbiamo messo assieme 10-15 miliardi con cui tagliare le imposte sul lavoro. Bene, allora io la ringrazio molto, professor Baldini, per la sua testimonianza. Come dicevo in apertura, è possibile che nei prossimi giorni le arrivino dei quesiti ulteriori da parte dei commissari in cui chiedono la sua opinione su queste o altre cose attenenti la sua audizione. Io la ringrazio ulteriormente, la saluto e spero ci sia modo di rincontrarci ancora nel prossimo futuro, se soprattutto la riforma fiscale diventerà un provvedimento legislativo nel prossimo futuro. Ai colleghi invece ricordo che ci aggiorniamo a venerdì prossimo, avremo 3 audizioni dalle ore 10 in poi, il professor Paolo Liberati, il professor Gianpaolo Rachi e il professor Paolo Pellegrini. Buona serata a tutti. Grazie, buonasera.